c'è una bellissima luce in auto, anche se devo dire che è tutto molto 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 grigio, ma va bene. Siamo in auto e stranamente negli ultimi periodi siamo sempre in giro. Stiamo andando a fare una passeggiata. Allora, abbiamo appena fatto colazione come sempre e adesso stiamo andando in un negozio di mobili, perché chi ci segue da tanto sa che noi adesso stiamo cercando casa. Adesso stiamo andando in una galleria, no, in un sottopasso. Wow, siamo al buio. Ok, tornata luce. Stiamo cercando casa. In realtà abbiamo trovato delle soluzioni che ci potrebbero interessare e quindi stiamo andando a dare un'occhiata, soprattutto per curiosità, giusto per avere un'idea, in un negozio di mobili. Ieri siamo stati all'IKEA. Andiamo a vedere invece un altro negozio di mobili, anche perché ho visto che i bambini comunque nei negozi di mobili bene o male si divertono, perché possono possono essere liberi di camminare nelle varie corsie senza avere la manina, per cui così si divertono, guardano anche loro le cose, insomma, facciamo l'utile e il dilettevole. E per cui adesso andiamo a fare una passeggiata in questo negozio, vediamo se troviamo delle soluzioni interessanti, perché cioè, noi la casa non l'abbiamo ancora presa, però stiamo già pensando ai mobili, perché noi siamo strani per quello. Comunque, va bene, allora adesso chiudo la videocamera perché siamo appena arrivati e ci vediamo dopo all'interno del negozio. Siamo nelle camerette. Siamo nelle camerette. A loro piace il rosso. Non so se si è capito. Vi piace rossa la cameretta? Sì. Mm. Avete dei bei gusti, voi? Rosso e giallo? Vabbè. Terremo presente. Sì. Camilla. Ah, quella è verde, verde cracra. Bella anche quella. Ah, Maurizio verde e tu rossa? Sì. Ah, ho capito. Tu rossa la vuoi? Sì. Ok, e Maurizio? Cracra. Cracra, Maurizio verde. Ok, tutto chiaro. Quanto è carino questo fucsia. Mauri, ti piace questa camera? No. Ah, no. A Camilla piace però. Stavamo parlando dei mobili. In realtà noi nel negozio di mobili cosa andiamo a notare che ci piace? Il pavimento. Quell'unica cosa che non vendono. Vabbè, però ci piace. Ci piace. Adesso ve lo faccio vedere meglio. Cows in the pasture, moo moo moo. Cows in the pasture, moo moo moo. Cosa, Mauri? Non ci sono le frecce? Sì. Ma
Maurizio sta cercando le frecce, quelle che c'erano nell'altra. No, amore, non ci sono. Cerca bene, cerca bene. Non ci sono le frecce. Ma mannaggia. Sono di là, andiamo a vedere. Pausa ristoro e stiamo aspettando, dimmi amore, Maurizio si incastra sulla sedia, stiamo aspettando che papà prenda da mangiare. Papà, papà, cosa ti porta papà? La focaccia? No. No, l'erbazzone? Sì. Sì, l'erbazzone. Hai fame amore? Sì, abbiamo fame. Fatto un bel giretto in questo mobilificio, insomma c'è un sacco di mobili ed è carine. Nel frattempo Camilla ha imparato una parolina nuova. Che cosa dici? Sassi. Sassi, perché qui c'è una parete con i... come si chiama? Sassi. Sassi, bravo amore. Ogni giorno impariamo una parolina nuova, sì. Anche due. Diciamo che stiamo facendo tantissimi progressi, comunque a prescindere da questo. Adesso stiamo andando verso la macchina e direi che ci dirigiamo verso casa perché fra un po' diventa buio. E quindi niente, praticamente abbiamo passato praticamente tutta la mattinata e gran parte del pomeriggio fuori casa e siamo rimasti anche a mangiare fuori. Cosa che capita raramente perché loro in realtà non sono abituati a mangiare così take away. Invece è andata bene, quindi direi che possiamo replicare e stiamo facendo progressi anche da quel punto di vista lì. Dimmi amore, come si dice Sassi? Sassi? Tu vuoi andare a ballare? Sì. Ah, vuoi andare a ballare lei, capito? Vabbè, andiamo, dai, andiamo a fare un'altra passeggiata. Niente, allora ragazzi, niente, io direi che chiudo questo vlog e vi ringrazio per aver visto il video fin qua e vi aspetto in un prossimo video. Ciao a tutti, un bacione. Vi faccio, non vi posso far salutare dal papà perché ci ha praticamente ci ha stradoppiati. Va bene, ciao.